Ciao Leonardo, intanto complimenti, secondo me sei stato il migliore in campo oggi. Ti chiedo qual è il problema reale della Cremonese, al di là del rendimento, comunque una partita, costarci due, forse tre sconfitte in casa, in una partita comunque in cui subisci 7-8 tiri in porta in 6-7 partite, un problema ci deve essere evidentemente, se lo sai. Ma guarda, sì, quello che ci chiediamo anche noi all'interno dello spogliatoio, e siamo consapevoli che le squadre quando vengono a Cremona sanno di affrontare una squadra forte, giocatori forti, e fanno la partita della vita, quindi si mettono tutti dietro, chiusi, noi abbiamo pochissimi spazi per creare occasioni, comunque ne creiamo allo stesso tempo tante. E dobbiamo essere più efficaci dal punto di vista realizzativo e oggi siamo stati sfortunatissimi su un rimpallo, un autogol, venuto il gol del vantaggio del Sudtirol e quindi dispiace, soprattutto per le sconfitte davanti ai nostri tifosi. Sembra paradossale, ma abbiamo fatto meglio in trasferta che in casa. Ecco Leo, partendo da un discorso di difesa, tu adesso sei un po' più spostato, però una difesa che costruisce il gioco in modo molto lento, in orizzontale, e quando arrivi là sono già tutti piazzati, soprattutto una squadra come il Sudtirol che marca uomo, oggi è rimarcato uomo. Quindi ecco, perché questa difficoltà di accelerare il gioco proprio in base alla partenza, quindi dal portiere in poi? No, è quello che ci chiede il mister. Fine primo tempo ci ha detto guardate tutto, velocizziamo l'azione. E secondo me è quello che in questo momento ci manca. Stiamo apprendendo gli insegnamenti del mister. Lui vuole un gioco rapido, verticale. Quindi è quello che stiamo cercando di fare. Ci vorrà del tempo, anche perché il mister è arrivato da poco, ha fatto diverse partite, ma è arrivato comunque da poco. Gli serve il suo tempo per trasmetterci il suo gioco. Ciao Leo, ti chiedo, secondo me comunque la Cremonese la vedo come quantomeno una delle prime tre rose a livello qualitativo della Serie B, ti chiedo se voi abbiate questa consapevolezza, nel senso che in alcuni momenti della partita sembrate che ne abbiate quasi troppa, cercando di giocare un po' superficiali. E in tanti momenti invece sembra che questa consapevolezza, soprattutto nei momenti di difficoltà, quando si va sotto, si faccia un pochino fatica a reagire. Grazie. Ma sì, noi siamo consapevoli delle nostre qualità, se penso all'ultima mezz'ora finale, comunque col voto del pubblico stavamo nella metà campo del Sudtirol, non sono mai usciti, c'era grande volontà della squadra di ottenere il risultato. Poi sicuramente abbiamo tanto da migliorare, magari sono delle scorie che ci portiamo dalla stagione passata e comunque una retrocessione è sempre qualcosa che ti porti dentro, però dobbiamo assolutamente toglierci questa negatività di dosso perché la Serie B è un campionato, come ho sempre detto, difficilissimo e dobbiamo stare attenti a qualsiasi squadra, adesso ci sarà Cittadella. Sarà più o meno la stessa partita con Sudtirol, sono tutte molto simili e quindi dobbiamo avere grande volontà da parte di tutti. Ciao Leonardo e complimenti perché anche per me sei stato uno dei migliori in campo. Prima dicevi paradossalmente passiamo meglio fuori casa rispetto alle partite in casa. Credi, qual è la motivazione reale secondo te? Quello che dicevi prima semplicemente del fatto di avere conto delle squadre che si mettono tutte dietro sapendo di affrontare la partita della vita, come dicevi poco fa, o c'è anche qualcos'altro secondo te, qualcosa magari anche a livello psicologico? Ah, sicuramente qualcosa a livello psicologico ci sarà dentro di noi, perché comunque c'è tutto per vincere le partite in casa davanti al nostro pubblico, il campo è perfetto, lo stadio, tutti gli aspetti sono positivi per vincere le partite. Per il momento ci stiamo trovando meglio fuori casa e magari anche un discorso di spazi, abbiamo più spazi fuori casa che in casa. In casa le squadre vengono veramente chiuse e ci lasciano pochissimo. Fuori casa magari abbiamo più ripartenze, più
Grazie. Grazie. Grazie a tutti.